Benvenuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nella chiesetta antica. Possiamo dire che questo era il luogo che accoglieva i tanti pellegrini che giungevano qui la messa di Padre Pio da Pietrelcina. 23 novembre fu un anno particolare, anche se già dal 1919 si diffuse per la prima volta questa notizia. Padre Pio doveva essere trasferito da questo convento in altro convento, doveva essere allontanato da San Giovanni Rotondo. La stessa voce, quindi con lo stesso pericolo, provocarono dei malumori, soprattutto tra i sangiovannesi. Proprio per scongiurare questo temuto trasferimento di Padre Pio, venne organizzato dal popolo un vero e proprio comitato che andò a proporre e promuovere un'imponente sottoscrizione popolare tra i sangiovannesi, tra i sammarchesi, nella vicina San Marco in Lamis e anche nel villaggio di San Matteo. Tante firme vennero poi consegnate al sindaco e allo stesso tempo vennero consegnate anche al ministro provinciale della provincia religiosa di Foggia. Materiale che poi venne consegnato al ministro generale dei frati minori cappuccini, padre Giuseppe Antonio da Persiceto. Padre Giuseppe Antonio scrisse una lunghissima lettera al segretario del Sant'Uffizio, il cardinale Raffaele Merri de Val, che voleva a tutti i costi il trasloco, il trasferimento di Padre Pio da questo convento in altro luogo. Quello che emerge in questa lunga lettera sono tre punti interessanti. Il primo punto è la buona disposizione è da parte di Padre Pio e dai religiosi a che venga eseguito questo trasferimento. Infatti Padre Giuseppe Antonio da Persiceto riporta le parole di Padre Pio. Faccio la volontà dei miei superiori, sono qui, scrisse il generale. Il secondo punto riguardava la buona predisposizione anche da parte delle autorità civili. Il prefetto di Foggia, in un colloquio avuto con lo stesso padre generale dei frati minori cappuccini, assicurò che i voleri dell'autorità ecclesiastica saranno eseguiti nel modo più assoluto anche se si dovesse camminare sui cadaveri. Pensate un po'. Invece quello che era il problema di fondo era la situazione che vigeva qui a San Giovanni Rotondo. Infatti lo stesso sindaco di San Giovanni Rotondo si era accordato con la milizia fascista affinché organizzasse dei picchetti proprio all'interno del convento. Vennero posizionate due guardie campestri all'interno del convento notte e giorno. I frati venivano, possiamo dire, guardati a vista. Ogni movimento poteva destare sospetto. Venne installata una sirena che doveva essere suonata da queste guardie nel momento in cui c'era qualcosa di sospetto oppure si avvicinava al convento persone che volevano portar via Padre Pio, anche la notte. Una lettera, quella del ministro generale, che si conclude proprio mettendo in evidenza queste gravi difficoltà che non hanno permesso appunto il desiderato trasloco di Padre Pio da Pietrelcina.